Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo una ricetta davvero facilissima da realizzare, ma soprattutto buonissima. Il risotto alla zucca è una vera e propria delizia della cucina italiana, semplice e veloce da realizzare. Oggi vi propongo il risotto alla zucca by Cartisia, senza brodo vegetale e senza cipolla, ma davvero super buono. Vediamo subito di cosa avete bisogno per realizzare il risotto alla zucca. Vi servirà 600 g di zucca, pepe nero macinato, un ciuffo abbondante di prezzemolo, 320 g di patate, sale, 50 g di burro, olio extravergine di oliva, 80 g di parmigiano, 80 ml di vino rosso, 320 g di riso Carnaroli. Lavate bene, pelate le vostre patate e poi tagliatele a metà. Poi prendete una patata, la tagliate a tre fette, quindi la tagliate in tre fette e poi la tagliate a dadini. In questo modo. Fate così per tutte le altre patate. Ho tagliato così a dadini tutte le mie patate. Poi prendete una padella. Versate 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Poi aggiungete uno spicchio d'aglio. Adesso aggiungete prezzemolo tritato e altri 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Mettiamo su fuoco a fiamma bassa per 2-3 minuti. Nel frattempo lavate bene e tagliate a cubetti anche la zucca, 600 g di zucca. Rosolate bene il vostro prezzemolo. Dopo qualche minuto aggiungete le patate, un cucchiaino di sale e un pizzico di pepe nero macinato. Amalgamate bene le patate con i vostri ingredienti. Mettiamo il coperchio e fate cuocere per almeno 4 minuti. Nel frattempo tagliate la vostra zucca a dadini. Poi vi serviranno 320 g di riso Carnaroli. Questa ricetta non prevede la tostatura del vostro riso, ma la cottura normale. Quindi prendete una pentola, aggiungete un po' di sale. Portate ad ebollizione e cuocete il vostro riso per almeno 15-17 minuti. Dopo 4 minuti, 4-5 minuti, aggiungete 600 g di zucca. Amalgamate bene un cucchiaino di sale e amalgamate bene tutti i vostri ingredienti. Coprite con il coperchio e fate cuocere per qualche minuto. Quando l'acqua raggiunge l'ebollizione, fate cuocere il vostro riso. 15-17 minuti. Dopo 15 minuti di cottura, con una forchetta schiacciate la vostra zucca. Ovviamente la zucca che si potrà schiacciare è quella centrale. Quindi schiacciamo prima la zucca che si trova al centro della nostra padella. E poi mettiamo la zucca che si trova ai bordi, la mettiamo a centro in modo che si cuoce più velocemente. Continuiamo la cottura. Dopo altri 15 minuti, la vostra zucca risulterà molto più morbida. Schiacciate zucca e patate. A questo punto versate il vostro riso che avete cotto precedentemente. Cioè io l'ho scolato in questo momento. Lo versate. Amalgamate bene il riso con la vostra zucca e le vostre patate. Adesso è il momento di versare 80 ml di vino rosso. Amalgamate bene il vostro vino rosso con il riso. 2-3 minuti, aspettiamo che il nostro vino rosso evapora. Bene, a questo punto potete spegnere la fiamma.
A fuoco spento aggiungete 50 g di burro e 80 g di parmigiano. Amalgamate bene il burro e il parmigiano con il vostro risotto buonissimo. Il nostro risotto alla zucca è pronto. Una vera e propria delizia della cucina italiana, semplice e veloce da realizzare. Non è il classico risotto alla zucca con la cipolla e con il brodo vegetale, ma credetemi che questo risotto è buonissimo. Se avete provato la mia torta di zucca e la mia torta di zucca al cioccolato, sicuramente proverete anche il risotto alla zucca. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Vi aspetto anche su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Mi raccomando, attivate la campanella così resterete sempre aggiornati su tutti i miei video. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartisia!